Napolitano ha detto che c'è bisogno di più serenità. Lei come commenta le parole del Capo dello Stato? Ma dal suo pulpito lui è sereno, però penso che sia irrispettoso nei confronti degli elettori italiani quando dice basta i nazionalismi, basta i populismi. Buon Dio, se non ripigliamo un po' di orgoglio e facciamo ripartire il lavoro adesso, quando c'è in ballo il futuro dei nostri figli? Questa Europa sta massacrando la nostra economia, quindi se per Napolitano dire il lavoro prima agli italiani, prima i padani, stop all'immigrazione clandestina, stop all'estremismo islamico, riprendiamoci una nostra moneta più giusta, significa essere populista, io sono orgogliosamente populista, meglio populista che disoccupato. Silvio Berlusconi apre alle grandi alleanze, alle grandi intese, lei cosa ne pensa? Non ci siamo, c'è un centrodestra in dissolvimento, c'è Berlusconi che un giorno regala le dentiere, poi promette pensioni a tutti e poi inciuccia con Renzi, c'è Alfano che è peggio della Chieng, siamo vittime di un'invasione senza precedenti, e rimane la Lega come baluardo antisinistra e come baluardo di centrodestra su alcuni valori, su alcuni principi. Penso che saremo la sorpresa di queste elezioni e penso che dal 26 maggio il centrodestra debba ripartire da zero, noi ci siamo e siamo già pronti. Berlusconi, Renzi e Grillo litigano tra di loro ma parlano poco di Europa, lei cosa ne pensa? Che i tre signorotti delle televisioni sprecano il tempo degli italiani insultandosi, assassino, poveretto, buffone, ladro, sciacallo, deficiente. Però io chiedo il voto per andare a Bruxelles dove mi occupo di agricoltura, perché siano le regioni a decidere di agricoltura, di pesca, di commercio, di turismo, di moneta. Non dicono una parola sulla moneta, l'euro è una moneta finita, la Lega non è contro l'euro, è l'euro che è controsenso e quindi noi stiamo preparando il giorno dopo. Mi spiace che Renzi, Grillo e Berlusconi le stiano vivendo come una cosa loro, mentre le elezioni sono troppo importanti per gli italiani per finire solo a insulti. Il deputato del Partito Democratico Scalfarotto nel 1979 dice che pagava un ghiacciolo 1.000 lire, lei come commenta? Lo truffavano, povero bimbo, quindi evidentemente andava nei negozi sbagliati. Però i deputati del Partito Democratico fanno la spesa in maniera bizzarra, perché c'è la signora Picerno che con 80 euro va avanti 2 mesi, 2 anni, 2 secoli. C'è quest'altro che mentre gli altri bimbi il ghiacciolo pagavano 50 lire, lui lo pagava 1.000 lire. Cosa non si fa per difendere l'euro che è una moneta sbagliata? Cosa non si fa per attaccare la Lega? A Scalfarò, il ghiacciolo te lo offro io ma costa meno.